Elisa Toffoli, a 4 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, non si ferma. Proprio oggi esce infatti L'anima vola, nuova fatica discografica completamente incisa in italiano. Elisa rimarrà la grande voce di sempre, ma, cimentandosi completamente con l'italiano, è pronta ad esporsi e rischiare maggiormente, dal momento che fino ad ora aveva solamente inserito qualche pezzo nella sua lingua madre, scrivendo e pensando sempre in inglese. Ora ha voluto mettersi in gioco, dando voce alle proprie emozioni e alla propria rabbia in italiano. Rabbia che scaturisce pensando alla situazione attuale e al futuro incerto che aspetta i suoi figli. Pur essendo agguerrita, Elisa non si schiera politicamente e mantiene l'ottimismo, affermando che ci possono essere ancora molte ragioni per essere felici. È bello pensare all'Italia come ad una pagina bianca sulla quale ci sia ancora molto di bello da scrivere. Nonostante ora sia sulla cresta dell'onda negli Stati Uniti, dopo aver partecipato alle colonne sonore dei film Step Up Revolution e Django Unchained di Tarantino, e seppure molto legata all'America, Elisa ha deciso di lanciarsi nel vuoto con qualcosa di più profondo, qualcosa di attuale che sancisse il suo definitivo passaggio alla sua maturità di donna, di mamma e di artista. L'hanno aiutata a rafforzarsi nelle sue convinzioni Ennio Morricone, che ha scritto per lei la melodia di Ancora qui, brano le cui parole ha curato Elisa stessa e che è stato accettato da Tarantino fin dalla prima versione, e Luciano Ligabue, che le ha regalato il testo da arrangiare di A modo tuo, che il cantautore voleva fosse interpretato da una mamma in persona, in quanto l'ha scritto per propria figlia. Questi brani sono contenuti nell'album insieme ad altri, firmati da autori molto noti. Ecco, scritta da Giuliano Sangiorgi di Negromaro, che costituisce anche la colonna sonora del film di Giovanni Veronesi L'ultima ruota del carro, per cui Elisa ha collaborato alle musiche. E scopro cos'è la felicità col testo di Tiziano Ferro, con cui Elisa ha sempre sognato lavorare e con il quale si è sviluppata una particolare alchimia. Ci si chiede come mai Elisa si appoggia a figure maschili. Lei lo motiva col fatto di essere cresciuta pressoché senza padre, per questo si trova bene con artisti uomini, guide che sappiano interpretarla ed accompagnarla. Il mixaggio è curato da Rick Simpson, produttore dei Coldplay, e questo dà un ulteriore senso di aperture internazionali, un suono cinematografico che dà l'idea dell'essenza di Elisa, cresciuta ed arricchitasi ma rimasta intatta negli anni. Per ora non si parla di Sanremo. Elisa si limiterà ad un tour italiano che partirà il 7 marzo 2014, in cui vuole essere a diretto contatto ravvicinato con il pubblico.